Ciao a tutti, Ciao. Bentrovati per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. In studio Antonella Gadini. E con me invece il nostro chef Nicola Vizzarri. Cosa ci prepari oggi? Facciamo dei gnocchetti sardi, sì, con salsiccia, pomodoro e abbiamo aggiunto un po' di funghi porcini secchi per dare quella nota un po' più importante, più gustosa. Buono. Al piatto. Gli ingredienti sono gnocchetti sardi, aglio, olio extravergine d'oliva, timo, pomodorini di collina in barattolo e aggiungiamo anche un po' di datterino fresco, salsiccia fresca e funghi porcini secchi che andiamo ad ammollare poi in acqua tiepida. Partiamo con la ricetta? Sì. Sei pronta? Andiamo avanti. Via. Prima di tutto mettiamo a bagno i nostri funghi. In acqua, non dico bollente, ma vabbè, abbastanza calda. A parte, scaldiamo una padella un po' d'olio extravergine d'oliva. Tu puoi buttare la pasta. Che devo fare io? Puoi cucinare la pasta. Buttare, calare. Attualmente i gnocchetti ci vogliono 11 minuti. Diamo una tritata al nostro aglio, fare la base della nostra salsa. Eccolo qua. Piano piano. Togliamo la pellicina. Budellino, la pellicina, la salsiccia. Puoi armarti della tua bacchetta, no? Per dare una girata. Facciamo rosolare bene la salsiccia, è bella. Profumiamo con un po' di timo fresco. Il nostro barattolo di pomodorini di collina. Ti ho contagiato, visto? No, faccio così, però non lo faccio così. No, però ti ho contagiato. Vabbè, mi devo imparare piano piano. Quindi piano piano, va bene. Tagliamo i nostri pomodorini. Qualche puntata della parola sorpresa. Datterino. Che senso? Di saltare? Di saltare, sì, sì. Bene. Mi sto allenando a casa. La ricetta che non ti piace di meno, così. Ecco. Male che vada, va per terra. Pure che butto non fa niente. Certo. La nostra salsiccia si sta rosolando. Aggiungiamo i nostri pomodorini di collina. Che belli questi. Eccoli qua, una bella girata. Saliamo un po'. Aggiungiamo, dopo alziamo un po' la nostra temperatura, finiamo di dare un po' di freschezza con i pomodorini datterino freschi, un altro pizzico di sale e qui ci vedo bene anche una grattatina di pepe. Attendiamo la cottura della pasta a giri. Quando scoliamo la pasta mettiamo anche i funghi secchi. Oh. 8-10 minuti e siamo pronti. Tonella, la nostra salsa si è ben cucinata. Andiamo a togliere prima, diciamo, questi rametti di timo, no? Sì, che danno fastidio. Che hanno profumato in una maniera impressionante. Danno fastidio a vedere, infatti si vede, si sente. Si sente e lo dobbiamo togliere perché è beve forza. Poi andiamo in mantecazione, se bello ristretto il suo sughetto. Mettiamo i nostri funghi porcini, agitiamo meno possibile l'acqua perché potrebbe esserci sul fondo un po' di terriccio, no? Sì, che non questo è stato lo sapevo ben... pure io, lo faccio pure io quando li metto a bagno. Sì, poi
aggiungiamo un po' della sua acqua per dare quel profumo e quel sapore. Ecco qua. Poi scolare la pasta ben asciutta. Ecco qua. Ok, quello è basta, su lì. Sì. Andiamo poi in affanno nella mantecazione. Ecco qua. Hai visto che tecnica, bene, eh? Allora, qua ci mettiamo un po' del nostro, no? Ebbe forza. Lasciamo insaporire un po', qualche altro minuto. Poi lo gnocchetto ha bisogno di rimanere un po' insieme al sugo. Qualche minuto. Che ne pensi di questa salsa tu? Io ne penso una cosa buona. Bene. Ma volendo qua si può mettere il formaggio? Volendo sì, ci abbiamo i funghi, ci abbiamo salsiccia, ah, ci abbiamo tutto quello bene. Che... Sì, a chi piace sì. Siamo bello, un bel piatto. Lontanamente un... Ti ricordo, questa è una salsa un po' sarda, no? Pomodoro, salsiccia, gnocchetti sardi. Io ho aggiunto pizzico di fungo porcino secco perché una volta ce l'avevamo, l'abbiamo messo e mi è sembrato di gustarlo ancora di più, era più appetitosa, quindi perciò l'ho riproposta così. Va bene? Va benissimo. Possiamo mantecarla con il pecorino, ecco, perciò ho detto. Ah, pure il pecorino, infatti. Sì. Con del pecorino, perché no? Ecco qua. Filo d'olio extravergine d'oliva e metterei delle cimette di timo fresco. Questo è pure un bel primo. Bello, un piatto direi quasi unico, perché sì, comunque abbiamo un po' di verdura che fa parte del fungo, carne, pomodori, pasta, carboidrati, quindi un piatto unico. Non resta che provarlo. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, DS Service.